Il modo migliore per approcciarsi a Yaiba Ninja Gaiden Z è dimenticare completamente la serie di riferimento, persino nella sua terza e tormentata incarnazione. Una trasformazione completa dell'esperienza, con piena consapevolezza che non tutti i fan avrebbero gradito, era nei piani sin dal principio, ed è stata portata avanti senza mezzi termini. Per quanto si tratti di un action in terza persona piuttosto classico, caratterizzato da una telecamera fissa e da una grande enfasi sulla natura frenetica dei combattimenti, le meccaniche rigorose e tecniche della saga di Ninja Gaiden lasciano il passo a un gameplay votato all'immediatezza. Niente di complesso, dunque, né nella combinazione delle offensive, né, almeno all'inizio, nel comportamento dei nemici, che si presentano in varie categorie. Nel corso delle prime due ore di gioco, Yaiba Ninja Gaiden Z svela un poco per volta una sortita collezione di mini boss zombie, spesso legati ad un particolare elemento, come fuoco, elettricità o scorie biologiche. Inizialmente ci si limiterà a memorizzare le sequenze d'attacco, ma avanzando, il legame con i diversi elementi aprirà a nuove possibilità. Combinando infatti il fuoco o le scorie biologiche con l'elettricità, si otterranno diversi effetti, come una sorta di tempesta magnetica nel primo caso o la pietrificazione nella seconda ipotesi, con la possibilità di danneggiare i nemici semplicemente facendo modo che i loro attacchi si sviluppino nella stessa area. A questo si affiancano gli attacchi standard, con combo che potranno essere migliorate e sbloccate tramite un sistema di punti da spendere in un classico albero di crescita. Le meccaniche legate agli elementi vanno anche ad interessare la soluzione dei puzzle, anch'esse caratterizzati da una difficoltà crescente ma mai davvero impegnativa, i quali richiedono di sfruttare alcuni zombie distratti per attivare alcuni meccanismi o rimuovere degli ostacoli. Ultima caratteristica del gameplay sono le sequenze di platforming, che chiedono al giocatore di premere differenti tasti a seconda degli appigli che si presentano di volta in volta a Yaiba. Nel complesso, a trascinare il gioco sono principalmente due elementi, tra l'umorismo tagliato a fette spesse che lega tutta l'avventura, con vaghe reminiscenze dal Deadpool di Activision, e il dinamismo dei combattimenti. A tratti, fare affetti in numerosissimi gruppi di non morti regala soddisfazioni notevoli, soprattutto quando si riescono a combinare efficacemente gli elementi, oppure durante l'utilizzo delle armi speciali. Tuttavia, considerando le circa 7 ore di gioco offerte, la seconda metà tende purtroppo ad appiattire un po' troppo l'offerta ludica, limitandosi a riproporre le medesime situazioni. Una volta svelate tutte le sue carte, Yaiba non fa infatti altro che mixare e riproporre di continuo le medesime soluzioni. Spesso gli scontri inchiodano il giocatore per diverse decine di minuti nel medesimo punto, con varie ondate di nemici da sconfiggere una dopo l'altra. Se già questa struttura si presta abbondantemente ad una ripetizione poco sana, a peggiorare la situazione ci pensano il sistema di salvataggio a checkpoint e un bilanciamento della difficoltà soggetto a picchi verso l'alto imprevedibili. In generale, tolte le prime due ore, il design di Yaiba Ninja Gaiden Z è di quelli pigri e nemmeno troppo furbi, dato che finisce per sparare tutte le cartucce nell'incipit e rimane evidentemente all'asciutto di idee da metà in avanti. Davvero un peccato se si considera che, per contro, i meccanismi legati agli elementi e la natura molto veloce e dinamica dei combattimenti avrebbero meritato un game design più costante, in grado di sfornare novità per tutta la durata dell'avventura. In quel caso, infatti, si sarebbe potuto chiudere un occhio sulle imprecisioni e sviste che costellano l'esperienza. Si comincia con la telecamera, che in più momenti rende molto complicato capire da che direzione arrivano gli attacchi, e si continua con diversi bug relativi al platforming e alle compenetrazioni poligonali. Dal punto di vista grafico, Yaiba Ninja Gaiden Z si distingue per la delirante direzione artistica, mentre dal punto di vista puramente tecnico la realizzazione è piuttosto datata, caratterizzata da texture mediamente poco definite e una mole poligonale non eccellente. Ci siamo avvicinati a Yaiba Ninja Gaiden Z a mente aperta, consci che i toni di questo spin-off si sarebbero rivelati ben diversi da quelli della saga. Per alcuni versi, il lavoro di Spark Unlimited e Inafune ci ha sorpreso, soprattutto per quanto riguarda la parte stilistica. Anche nel gameplay c'erano degli spunti interessanti, su tutti la caratterizzazione elementale dei nemici e la velocità dei combattimenti, ma purtroppo il gioco si perde prima di decollare davvero. Se il gameplay avesse retto per tutta la durata, si sarebbero potute perdonare ai ragazzi di Spark Unlimited diverse sviste tecniche e concettuali, ma così com'è, Yaiba è purtroppo uno spin-off riuscito solo a metà.